La fiducia la vota. Secondo te? Si accettano scommesse. Attenzione io. Gianrusso non la vota, l'abbiamo appena sentito. Cosa vuol dire che non la vota? Non la vota, esce dall'aula. Ah. Quindi? È già un segnale, però. Lei che fa? Ci stiamo a capire. Io dico di sì. Io dico di sì. Non lo so, deciderò buttando testo croce se esce, boh. Facciamolo subito allora. No, dai, e mi sembra abbastanza mi sembra abbastanza chiaro, ho già detto, scherzi a parte, sì. Ho già detto che non sono in sintonia con l'impostazione macroeconomica del governo. Questa è una manovra dettata da Bruxelles, io non lo posso. Vieni a festa! Non la posso? Votare, l'ha detto. Ho detto che questa è una manovra imposta da Bruxelles e io non la posso votare, ma era abbastanza chiaro, non vi era il minimo dubbio. Resterà in aula, uscirà dall'aula? Voto no in dissenso, perché io ci metto la faccia, dico quello che penso, farò un discorso e quindi... Quindi credo di essere coerente anche con un programma elettorale che parlava di politiche espansive, parlava di manovre keynesiane, di rifiuto delle logiche di Bruxelles. Questo è un esercizio contabilistico neanche così ambizioso. Quindi la sua prospettiva è fuori dal movimento? E perché? Ma prego, ne abbia pazienza. Lei continua a votare contro le iniziative di questo governo e continua a ripetere che resta all'interno della maggioranza. Non è un controsenso questo? No, perché io faccio tutto quello che è scritto nel programma elettorale su cui sono state eletto. Ma il movimento sta andando da un'altra parte. È un problema degli altri, non è un problema mio. Altrimenti devono dire che il programma elettorale è una truffa elettorale. Io non dirò mai ai miei elettori che il programma elettorale su cui abbiamo vinto le elezioni, su cui abbiamo preso quasi il 33% è una truffa elettorale. Se qualcuno mi dice che quella roba lì è una truffa elettorale, si assumano le responsabilità. Andatela a rileggere. Si parla di politiche espansive, si parla di rifiuto delle logiche contabilistiche dell'Europa, addirittura si parla della possibilità di uscire dall'unione monetaria. Cioè, non l'ho scritto io adesso questo programma, io sono stato eletto con quel programma e ho fatto la campagna elettorale su quel programma. Se qualcuno vuole cambiare idea, è libero di farlo, ma non può chiedere a me di cambiare idea e magari essere pure dalla parte della ragione buttandomi fuori. Ma non lo possono fare, nella maniera più assoluta. Ha incontrato Casaleggio? C'è Casaleggio in Senato? No, perché deve incontrare Casaleggio? Per salutarlo lo saluto volentieri. Io e Davide ci parliamo di tante cose, parliamo di blockchain, parliamo di futuro... Parliamo di tutte quelle cose su cui Davide ha una grande competenza, come gli ho sempre detto, ma ripeto, non è che nessuno mi può far cambiare opinione rispetto alla parola data e presa rispetto al voto delle politiche. Però certo, dire no non dare la fiducia per di più sulla legge di bilancio, cioè proprio è il massimo, no? Ho capito, ma se questa legge di bilancio va a sbattere completamente rispetto al programma elettorale, ragazzi, io non so cosa farci. Per di più non ci sono neanche queste cose a favore delle famiglie. Ho sentito parlare proprio di... Ho sentito rivendicare delle parti che sono il minimo sindacale. Cioè, sentivo dire, abbiamo dato i soldi alla sanità. E che pensavi di non dare i soldi alla sanità? Non lo so. Fare qualcosa di popolare, per esempio... ridurre le bollette. Sento sempre parlare di New Green Deal, anche adesso ho sentito parlare di New Green Deal, tutte queste cose qua. Benissimo, io ho posto la questione dicendo chi consuma energia verde almeno non paghi la quota degli oneri di sistema della componente ASUS. Quello vuol dire essere coerenti. Qui oggi si parla ci riempiamo la bocca di agenda verde, queste cose. Poi qualcuno, se avesse in casa un'abitudine di consumo responsabile e risparmiasse sulla luce, qualcuno di voi ritroverebbe un vantaggio in bolletta? No, avete visto? E allora io avevo messo un emendamento che diceva: coerentemente con tutte queste belle parole, vi do la possibilità
di agire, di ridurre le bollette. Non l'hanno fatto e ragazzi, cos'è che salviamo le banche, salviamo Banca Italia, Benetton. Benetton, qualcuno ha notizie delle revoche di Benetton? Io no. E allora non possiamo continuamente fare le campagne elettorali e poi al momento pratico si sono imboscati tutti. Adesso questa qui proprio rischia di essere veramente la manovra di Bruxelles che smentisce completamente quanto detto in campagna elettorale, anche dopo. Io ancora sto aspettando la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Sto aspettando che i vertici di Banca Italia paghino. Non è frustrante per lei fare il bastian contrario all'interno? No, il bastian contrario sono gli altri. Solo, ma bene, mi puoi dire, sei un talebano del programma elettorale del Movimento 5 Stelle, sì, però non è che mi possono dire, tu rispetti il programma elettorale del 5 Stelle, quindi ti sbatto fuori, e... cioè, va bene che ormai ma il senso logico... Ma lei ha parlato con Di Maio, che cosa le dice? Ma ragazzi, ma perché dovete parlare di Di Maio come se fosse ancora il capo politico? Lui ha scritto capo politico sul biglietto da visita, poi adesso gli hanno messo anche i facilitatori, cioè... È un capo politico sul biglietto da visita, cioè non ha più il potere del capo politico. E allora chi ce l'ha adesso nel movimento? E adesso c'è questo team di facilitatori, adesso voglio vedere rispetto alle sfide pratiche che cosa accade, no? Vediamo se Luigi sembra Di Maio... Sembra che ha già il popcorn in mano. Chi? Lei? No, ma guardate che io per esempio venerdì ero a fare campagna elettorale, perché mentre qua tutti parlano, poi alla fine chi è che va a fare campagna elettorale sono sempre io e dico le cose che dico a voi e prendo una valanga di applausi tra gli attivisti. Domani andrò ad una cena di attivisti, cioè gli attivisti guarda caso mi vogliono, mi cercano, non è che mi cercano come disperato che si fa... Si candida a fare il capo politico? No, non mi candido a fare il capo politico, per amor del cielo non ne sarei neanche capace. Mi candido a essere coerente. Non è difficile. Grazie.